Sì, non lo compro Sparking Zero, no, non c'ho soldi. E invece, ragazzi, purtroppo, non so, il 15enne che in me, no, forse ero anche ancora più piccolo quando giocavo a Budokai Tenkaichi 2, perché considero il 2 più bello del 3, attenzione. Si compra, è un gioco di Dragon Ball, si compra. C'è da dire che comunque questa volta non ce l'hanno inviato, perché a noi content creator inviano i giochi, lo sapete, però di mia spontanea volontà ho voluto comprarlo perché, boh, perché è un massacro mediatico dei social, ma è imposto di comprarlo. Guardate che figa che sono le schermate del menu principale. Qui abbiamo, vabbè, battaglia allenamento, dove c'è la battaglia 1v1, sia CPU che PvP. Il torneo mondiale, bellissimo, minchia, mi spaccavo io di tornei mondiali da piccolo e ce ne sono un botto, ce ne sono un botto, ce ne sono veramente tantissimi. Ah, questo qua sarà uno screen una tantum e vi ricordo che una tantum vuol dire una volta sola, non una volta ogni tanto. Comunque c'è, vabbè, il torneo mondiale, il Cell Game, il torneo dell'aldilà, figo, il torneo degli universi, il torneo del potere, il torneo degli universi è quello di Beerus, il torneo del potere è quello di Zeno. Poi c'è lo Yamcha Game, che è una roba un po'... per gli appassionati, perché si ricorda perché c'era in Budokai Tenkaichi 3 ed è praticamente il torneo mondiale più variegato, perché vi butta in mappe a caso. Cosa facciamo in questo screen una tantum? Non lo so, vorrei provare ad andare online, perché ieri ho fatto tre duelli online, c'è gente con Gogeta, Super Saiyan 4, con Vegito, Super Saiyan Blue. Quindi mi faranno il culo tantissimo perché non ho sbloccato tanti personaggi, ho giochicchiato 2 orette giusto per provarlo. Poi dopo sono appassionato di personaggi della prima serie di Dragon Ball, tipo Maestro Muten e Goku piccolino, quindi sicuramente non sono avvantaggiati contro dei della distruzione di Dragon Ball Super. Allora, l'arena... facciamo il pianeta Namek. Pianeta Namek come arena, mi piace. Infatti userò Freezer in... Ah, sì, è quella con i punti. Bene, abbiamo praticamente 15 punti e ogni personaggio ha un valore di punti a seconda della sua forza. Ovviamente se prendiamo Beerus, per dire, ci leva 15 punti, immagino. Quindi dobbiamo essere anche bravi a farci il roster. Allora, Goku di Super normale, 5. Allora io direi di andare su... Dov'è? Primo ovviamente è Freezer. Freezer di Super, 6. Minchia, è forte. Che può diventare appunto Golden Freezer. Allora facciamo Freezer di Super e siamo già a 6, cioè un totale di 15. Poi prendiamo. Vorrei prendere un personaggio che adoravo in Budokai Tenkaichi 3, Gohan del futuro, senza un braccio, bellissimo. Ed è 5, vai. Abbiamo Gohan del futuro, poi direi di prendere Goku. Cazzo, Sforo. Sforo, mica c'è pure Zamasu. Maurizio Merluzzo. Mica Virus 10. Mica, finalmente un gioco dove Virus è considerato forte. Anche l'Android 17 mi piaceva. C'è Broly, cazzo. Chi posso prendere? Kid Buu, minchia, Kid Buu lo vorrei provare. Maestro Muten, vai, Maestro Muten, un altro dei miei personaggi preferiti. Maestro Muten 2. E Vegeta, piccolo. Cos'è piccolo d'inizio? No, abbiamo bisogno di un personaggio un po' più scarsino. Tipo Goku piccolo, non c'è. Goku. Allora, dovrebbero essere qui tutti i Goku, eccolo qua. Cazzo, sforo anche con Goku bambino. Ora faccio, guarda, faccio tac e il maestro Muten lo rimuovo, vai. Dovrei mettere tipo Mr. Satan per arrivare a uno, però fa niente, vai. Va bene. Abbiamo sta squadra del terrore, via. Attenzione, ho trovato un avversario, bene. Sono pronto a farmi fare il culo. È classificata, quindi va nella classifica mondiale. Attenzione, Goku. Goku, questo qua è Goku di Super, sì. Quindi può diventare Super Saiyan God. Vai. Ma che figo, Freezer.
Vai. Madonna. Bella, è vera, la battaglia a punti in realtà ci sta, perché comunque vi nerfa i personaggi. Non puoi prenderti praticamente dei personaggi forti fin dall'inizio. Vai. Minchia. Ma allora la grafica, la Real Engine, come, cioè la grafica è bellissima. Meglio di quella della... Vai. Aia. Ma counterato. Oh. Vai. Minchia. Aia. Ste mosse io ancora non le so fare. Posso trasformarmi? Sì. Vai, freezer dorato. Non c'è ancora Black Freezer, che è fortissimo. Black Freezer però è nel manga, non è ancora arrivato nell'anime. Purtroppo il manga ha meno diritti dell'anime, quindi finché non arrivano nell'anime non li vedremo nel gioco, anche con eventuali DLC probabilmente. Minchia. Minchia. Aspetta che vado anch'io super. Ok, spacca terra. Minchia. Vai. No, ha vinto lui. Maledizione. Maledizione, però gli ho annullato la ultimate. Allora, vai con senso selvaggio che aumenta l'attacco. No, non è vero. Vorrei arrivare di nuovo a massima potenza. Bellissimi, bellissimi gli effetti sott'acqua. E la Madonna, cos'è? Cosa sta facendo? No, Super Saiyan God, maledetto. Che poi vabbè, finché non diventa blu, va bene. Vai, 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 pompati. Che palle! No, la Kamehameha divina, no. Mi ha preso. Mi ha preso però non mi ha ucciso. Cioè sono rimasto con tipo con un goccio di vita. Dov'è? Eccolo, Super Saiyan Blu, eccolo. Adesso mi farà il culo. Ok. Vai, adesso non può schivarmi. Infatti, era troppo veloce per schivare. Bella, bella sta mossa. Quella, dell'anime, praticamente. Quella che c'è anche nel film. Sì. Fortissima. Ah, guarda che gli ho tolto la maglietta. I danni sul corpo sono bellissimi. Ah, sono diventato già Gohan. Attenzione, alla velocità della luce. Non mi ha ancora trovato. Ecco, adesso mi ha trovato. Aspetta che... No, non ti avvicinare. Non ti avvicinare che mi fai la ultimate. Qual è la ultimate di Goku Super Saiyan 2? Ah, sempre la Kamehameha divina. Niente, m'ha preso. Come m'ha preso? Dai! Ah, Super Saiyan Blue Kaioken! Grande! Vai, Super Saiyan Go. Figo senza un braccio, L'Iper Masenko, vai! Minchia, è fortissimo lui, come faccio a fotterlo? Madonna! Devo imparare i tasti, c'è gente già OP in sto gioco. Ok, chi è il prossimo? Chi è? Ah, Vegeta, minchia, si è preso dopo il tridente d'acciaio. Si è preso.
Vorrei uscire dall'acqua, se è possibile. Allora, c'è da dire che forse a guardarle le battaglie sono un po' confusionarie, però se quando giocate capite sostanzialmente cosa sta succedendo, diciamo. Beh, lo spam di Masenko. Ma se faccio così, no? Ah, sono minchia con Goku bambino, dove minchia voglio andare? Dove minchia voglio andare con Goku bambino? Però c'è il colpo immagine residuo che è forte. Allora, cosa? Ah, bellissimo, mi sa sto. Vediamo l'ultimate di Goku bambino. Dovrebbe essere quella con lo Zaru. Sì, il pugno con la scimmia, esatto. Bellissimo. Quella che usa contro il grande mago piccolo. Il padre di Piccolo di Z. Cos'è? Aia. 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 Finto coraggio. No, colpa immagine residua. Vai che è forte. Cosa fa? Ah, Super Saiyan God. Pure lui. Minchia. Cristo. Vai con la Kamehameha. Piccolissima la Kamehameha di Goku bambino. Guarda come corre, guarda come corre. Bello colpito però, guarda che ho tolto tutta l'armatura. Se non sbaglio è L1, R1, sì, per volare in alto, sì. Ah, pure il lampo finale. Ahia. Ma dai, è solo un bambino. Peccato che non può trasformarsi in scimmione. Non l'hanno ancora messa la trasformazione in scimmia di Goku bambino. Peccato. Vai con la Kamehameha. Curva la Kamehameha, giustamente. Come nel manga. No. Ha distrutto la mecha Vegeta. Maledetto, dove sei? Niente, mi ha ucciso. Minchia, gli mancava un colpo, gli mancava. Però è figo, Vegeta, tutto distrutto. Niente, mi ha sconfitto. Potrei fargli la rivincita. Porta la maestria di Freezer Super a 1. Ah, poi c'è minchia, pure la maestria dei personaggi, tipo Smash Bros. E niente, io direi di. Cerchiamo un nuovo avversario. Vai, cerchiamo un nuovo avversario. Io voglio, cazzo, voglio provare Jiren, però mi sa che non l'ho ancora sbloccato. Bills! Bene, la battaglia solitaria si può usare Bills, dai. Perché comunque non c'ho il limite di punti. Però, boh, non so, vorrei provare. Ah, c'è pure Hit. Hit è forte. Vabbè, Coso, Kabba che mi sta sui coglioni. Proviamo numero 17 di Super, vai. Ci ha messo un po' di più per trovare la battaglia singola. Forse la battaglia più a punti è un po' più, come si dice, un po' più giocata. C'è da dire che è il Day One, quindi. Eccolo Jiren, porco Giuda. Eccolo Jiren, madonna che figo. Jiren massima potenza, tra l'altro. Minchia, mi fa il culo, porco Giuda. Sono D4, lui è D2 nella classifica mondiale. Minchia. Minchia. Beh, Android 17 di Super non è debole. Però ovviamente non è forte quanto Jiren. Ah, è vero, essendo un androide non mi devo caricare l'aura. Cioè, l'aura ce l'ho praticamente infinita. Questo era una delle peculiarità degli androidi anche in Budokai Tenkaichi 3, per quello erano forti. Infatti. Ahia, anche velocissimo. Vai. Poi tra l'altro c'è l'animazione del turno mondiale, se colpiamo gli spalti la gente scappa e si distrugge tutta l'arena, è bellissimo. Adesso vedo se riesco a farlo. Ha vinto lui, cazzo. E sti qui temevente devo ancora capirli com'è. Che ha fatto? Vabbè, gli è finito cos'è? Gli è finito il
Dai già. Vai. Ma dai, è forte l'androide. Vai, 17. Ok. No, mi ha schivato, maledetto. Ma sto già perdendo. Ma ho già perso. ma Jiren è troppo forte. Guarda che figo Jiren, il grigio. Beh, però comunque anche perdendo vi danno esp e soldini che vi servono per comprare costumi e personaggi nuovi. Rivale. Ah, posso metterlo come rivale. Comunque se avete Spark in Giro su PlayStation, mettete il vostro ID qua sotto nei commenti o su Telegram, che ci organizziamo per un torneino, eh. Dai, Vegeta. Madonna, guardate i danni, cioè in confronto a quello che eravamo abituati noi con Budo, guardate i danni localizzati che ci sono in questo gioco con la Riaz. Vabbè, questo qua adesso è un fantoccio perché è l'intelligenza artificiale nel mentre aspetto di combattere con un avversario vero, infatti, l'ha trovato. Comunque, come al solito BS mi ha sminchiato la facecam, non so se vedete, ma c'è l'audio, c'è l'immagine in ritardo. Minchia! Veget blu? Ma siamo fuori? Troppo forti sti personaggi. Ecco perché nessuno fa la battaglia single. Madonna mia, però. Sto facendo il culo. Vai. Vai, vai, colpiscilo, colpiscilo. Spara. Gli sta dando già in massima potenza. Devo counterarlo. No. Bravo, counteralo. Vai. Minchia. No. La camera mia Big Bang. Bellissimo, ho vinto io. Fortissimo. Ale. No, era troppo vicino. Ok. Beh, Android 17 è forte perché c'è anche la barriera che è utilissima per counterare i nemici. No, mi ha fatto il parry. Vai. Ok, potenzialo. Ho vinto, porco Giuda, ho vinto! No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Minchia, sto godendo, porco Giuda, sto godendo. Allora, vorrei provare un nuovo personaggino. Dai, poi tra l'altro non stavo manco trovando giocatori. Voglio provare Kid Buu. Vai. È forte Kid Buu, cazzo. Ci siamo, l'ha trovato. Ma sto registrando, io sto parlando da solo. Ale. Kid Buu contro... ecco, tutti sto Veget blu, perché è il più forte. Che palle però l'online quando è così. Dai, ma cambiate. Siete banali. Ma infatti poi l'ho battuto quello di prima con Veget blu. Bisogna anche saperli usare i personaggi. Minchia. Porco Giuda. Aspetta. Che culo, gliel'ho counterato all'ultimo. Aia, porco Giuda, è veloce. Lui è bravo, lui è bravo. Lui è molto più bravo di quello di prima. Non mi dà respiro. E poi non avendo la barriera come l'androide. Come Android 17. Ti faccio teletrasporto? Niente. Minchia, guarda, non mi lascia... niente, troppo forte questo qua. Troppo forte. Non hanno avuto tempo di far niente. Perché con l'androide avrei fatto la barriera e gli avrei rotto la combo. Qui non riusciva a fare nessun counter. Nessun counter era efficace. Peccato, peccato. Però comunque sono aumentato di grado, non so come. Ma sono aumentato di grado. Anche perdendo. No, non ti segnalo, ma... dai, proviamo a fare la rivincita con lui.
Ok, ma ha fatto la rivincita. Più che altro perché vorrei provare Kid Buu, non ho fatto in tempo magari a provarlo. Dai, 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 che fighe le onde dell'aura rosa. Oh, vai con la Kamehameha. Perfetto, in faccia. E non ha counter efficaci per gli attacchi corpo a corpo, Kid Buu. Forse il teletrasporto, però costa troppo, perché in confronto alla barriera di 17... Ah no, costa 2 anche il teletrasporto, pensavo 3. Ok. Vediamo. Okay, lui c'ha sto vizio di spammare gli attacchi corpo a corpo e vince, perché è velocissimo Vegeta. Vedi? Vabbè, un po' una giocatina da Lamer, però i picchiaduro sono così. Anche tipo Street Fighter e Tekken, c'è gente che va sempre stesse mosse e vince. Sì, non si annoiano. Non si annoiano a giocare così, cazzi loro. Però non so, Kid Buu non mi ha convinto. Vai con la Super Kamehameha, niente. Aia. Niente, uno spammone, ragazzi. Uno spammone e va bene così. Ma direi che un piccolo sguardo l'abbiamo dato. Ora, sicuramente non ha senso farsi una serie su Dragon Ball. Però, magari in un futuro, spero non troppo lontano, anche perché, per chi lo sapesse, me ne sto andando da qui. Avrò casa mia, sicuramente potrò fare anche delle live, magari una domenica sera che non sapeva che cazzo giocare, in live ci può stare una live su Dragon Ball, dove magari giochiamo insieme, chi ce l'ha, insomma, chi vuole, magari organizziamo un bel torneino su Sparking Zero. E niente, ragazzi, grazie per aver seguito questo off-screen. Era tanto che non facevo gli off-screen, si stanno un po' perdendo gli off-screen, appunto perché spero di trasformarli magari in delle live che farò su YouTube la domenica sera. E niente, ci vediamo alla prossima. Grazie per aver seguito, io che non so giocare a Dragon Ball.